Buonasera a tutti da Giacomino, pensaci tu, rubriche, dirette, di cucine, nonché anche curiosità. Stasera vengo a darvi una specialità mediterranea. Qui sono andato a prendere del baccalà, dove già l'ho tenuto per giorni sott'acqua. Qui abbiamo le nostre sempioline, pomodori freschi, basilico, cappari, aglio, alloro, olive nere, farina, carote, patate e cipolle. Allora, amici, spero che stasera vi piaccia questa diretta. Abbiamo due pentole, una padella e una pentola. Nella padella andrò un pochettino a rosolare il nostro pesce baccalà, dove dopo averlo rosolato lo passerò direttamente nella pentola grande assieme agli altri aromi. Allora, iniziamo. Innanzitutto inizio a tagliare la cipolla. La cipolla verrà tagliata a striscioline. Prendete due pezzi di cipolla, tagliatela a striscioline. Striscioline, le andrò a mettere nella pentola a rosolare con un pochettino di olio di oliva che già ho messo nella nostra pentola. Qui in Germania ha da ieri che nevica, poi nevica e fa un pochettino di freddo. Spero che in Sicilia e in Italia non ci sia questo freddo. A questo punto vado a prendere il baccalà, lo vado a passare nella farina e andremo a fare una piccola rosolatura. In questo modo. I pezzi più grandi come questi li vado a tagliare a metà, li passo nella farina
vado a mettere in padella. Guardate che bel baccalà, vedete? Guardate che sciallo. Sciallo il baccalà. Purtroppo il baccalà deve fare quel leggerino di olio di pesce. Guardate che baccalà, eh? Adesso in padella non ci va, intanto vado a tagliarmelo e vado a porzionare tutto. A questo punto sciacquo le mani, andiamo un po' di più a girare anche a picchia 4. Nel frattempo vado lavorando, voglio mandare dei saluti ai miei amici, saluto alla famiglia in Candela, in particolare a Salvatore Rosario, perché dopo 20 anni, 25 anni, oggi ho avuto il piacere di contattarmi su Facebook. Ciao a Salvatore, ciao a Rosario, anche a Gaetano che sta in America. Un saluto particolare, anche ai miei amici, ai miei amici, in particolare alla famiglia Chiara, ciao a Ettore Chiara, ciao Peppe, ciao Totò, ma soprattutto un bacione alla mamma. Nella pentola andrò anche a unire un bel pugno di olive nere, uno, facciamo due, ma sì, facciamo anche tre, va a portare la mamma. Sempre sistemato e pulito il piano di lavoro, andrò a tagliare i nostri pomodori a fette in questo modo. Mediterraneo, dopo mediterraneo questi sono. Andiamo a tagliare questi pomodori a fette e li andremo ad unire nel pentolone, dove nel frattempo si sta provando la cipolla e sul fesetto. Un saluto a tutti i miei amici che stanno in America, in particolare a Mariolino D'Amore. Ciao Mariolino, ti voglio bene. Un saluto anche alla famiglia Francia Amore che vive in America e la famiglia Esposito, sempre in America. Nel frattempo, vedete, vado a infarinare il resto del baccalà, chi non ce l'ha può utilizzare qualche altro pesce.
diamo una gelatina al baccalà. Non dovete friggerlo tanto, il necessario. Che basta per avere una rotolatura, doratura. A questo punto andrò a unire il sale, sia in pentola e un pochettino sul pesce, e del pepe nero, sia in pentola sia sul pesce. Andrò a unire del basilico, delle foglie di basilico fresco, una volta che il baccalà sarà un pochino dorato, lo andrò a unire qui nella pentola. Finisco di soffriggere il resto del baccalà. E nel frattempo andrò a fare la stessa operazione con le nostre seppioline. Andrò leggermente a pararle tutte. Se avete delle domande potete commentare, scrivere. Quando avrò tempo, più tardi, risponderò a tutte le vostre domande. Se la diretta, il video vi piace, vi prego di lasciare un commento, mettere un mi piace e di condividere la diretta con i vostri amici. Amici, condividete le dirette di Giacomino, pensaci tu, e se volete farvi un favore, invitate i vostri amici ad iscriversi sia sulla pagina Facebook che sul gruppo di Giacomino, pensaci tu, perché più siamo e più ci divertiamo. Nel frattempo colgo l'occasione di salutare la mia carissima mamma, ciao Margherita, è la mia amica, a tutti i miei fratelli e sorelle e nonché a tutti i miei nipoti. Un abbraccio particolare al mio figlioccio Paolo, che vive a Torino. Ciao Paolo, bello di Dio, campione italiano di lotta greca e romana, che in questo momento la famiglia stanno finanziando questo giovane ad allenarsi a Torino, perché fra poco combatterà per gli europei. Perché già la sorella, mia nipote Teresa, campionessa italiana di lotta greca romana, campionessa italiana e campionessa europea. Ciao Teresa, amore di Dio. Allora amici, il baccalà deve essere leggermente dorato, vedete? Saluto a tutti i miei amici che vivono a Mannarino di Sapri,
in particolare al mio amico Busco e alla famiglia Quagliata. Ciao a Mario Quagliata, ciao a Francesco Quagliata, ciao ad Antonio Quagliata e in particolare alla vostra mamma, alla mamma dei Quagliata, che è una donna stupenda. Ciao, mi dicono che c'è mio fratello Mario, la figlia. Ciao Mario, un abbraccio a te, alla moglie e figlie. E un saluto particolare al mio carissimo e bellissimo nipote Mario Muscarella, che lo trovate a Le Wilde di della Sala di Cascari. Mio nipote è pizzaiolo, è uno dei più bravi, più bello pizzaiolo che io conosco, pulito e sistemato, assieme al mio figlio Davide, che mio figlio Davide si occupa più della rosticceria e fa delle arancine buonissime, perché hanno avuto come maestro mio fratello Piero il rosticcere, il re di Francia, specialisti di Cefalù, l'Ascari, aiutate la famiglia ad andare avanti, ordinate le vostre pizze per le sulla società di Cefalù, se volete mangiare le arancine più buone della zona, ricordatevi che Piero Rosticcere vi aspetta al nuovo locale del Reviso. Purtroppo, come dici, io faccio pubblicità alla mia famiglia. Le arancine più buone li trovate al Rewind sulla stradale di Lascari. Allora, facciamo questo, vado lì anche le sezioni. Ok, a questo punto andrò a unire mezzo litro, un quarto di vino bianco sul baccalà, un altro poco lo trovo da parte. E andremo ad unire anche un litro circa di acqua. Io per mangiare comunque uso sempre l'acqua minerale, anche se quella delle pozzarelle è buona, però siccome devo mangiare io, non me la risparmio sull'acqua. Guardate le fioline, che bel colore che prendono. Quando avranno raggiunto questo colore andrò a unire del vino bianco anche qua. Allora amici, questa è la diretta sul baccalà e seppioline alla Mediterranea. Baccalà, chi più ce n'ha più ne metta, chi meno ce n'ha si accontenta. Le seppioline è una variante che vado ad unire a questa ricetta. La ricetta è composta di una rosolatura di cipolle, carote, olive e capperi. Sono andato ad aggiungere anche delle patate tagliate a spicchi e delle carote, nonché ho preso anche 8 pomodori circa, li ho svuotate dei loro semi, li ho tagliate a fettuccine e sono andato ad unirle nel pentolone. Adesso aspetto che evapora il vino che è unito anche sulle seppioline e le seppioline verranno unite a questo prodotto diciamo alla mediterranea, sapori mediterranei. Sciauru! Fatta la bella via! Ta 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 ta.
Guardate raga, voi sentite l'odore del baccalà, dovete veramente avvicinarvi col naso e riempirvi i polmoni. Guardate le seppioline, che io, dove ho fatto la paninatura, ho unito il vino bianco adesso assieme alla farina, andate a fare, vedi, questa piccola cremina, e andrò a unirli assieme al baccalà. Baccalà che non fa male, ragazzi. Baccalà, più ne hai, più ne mangi e più buono e meglio cresce. A questo punto lasciamo cucinare nella pentola per una ventina di minuti, mettiamo magari un paraschizzi così non vi schizza niente addosso e la ricetta è finita. Adesso vado a fare i saluti e mi fumo nel frattempo la mia solita sigaretta. Vediamo chi c'è. Ciao amici. Allora, un saluto a Jacques Rosonero. Ciao Jacques, grazie di esserci. Un saluto a Caterina Alfano. Ciao Caterina. Giusy Rusotto, un abbraccio. Ciao a Giuseppe Scaglione. Ciao a Mary Jo. Un saluto anche a Fortunata Rusotto, grazie di esserci. Ciao a Mario Quagliata, ti voglio bene, te l'ho sempre detto, a te e tutta la tua famiglia. Un abbraccio ad Emanuele Pilo, Cupilo senza Pilo. Un saluto a Fortunata Russo, a Mary Jo l'abbiamo già salutata. Ciao a Gianluca, ciao Luca. A Milano che tempo fa Luca? Ciao a Ferdinando Pagano, a Mary Jo, a Mariano Quagliata, l'abbiamo già... Graziella Russo, grazie. Maurizio Cipriano, un saluto anche a te. Condividete questa diretta, amici, e invitate i vostri amici ad iscriversi al gruppo di Giacomino, pensaci tu. Ciao anche a Francesco Barone. Ciao a Pippo Veneziano, a Cristian Riganello, a Gianluca Chiara, ciao Gianluca, Anna Maria Lobello, ad Assuntina Giuliano, ciao signora Assuntina Giuliano, te ci siamo sentiti ieri, complimenti per la tua bellezza e per la tua freschezza, ti ho ritrovato dopo 25 anni, te l'ho detto ma lo voglio dire in diretta, come fai dopo 25 anni a essere più bella di prima? Io già eri bella, però onestamente. Gaetano Bonello, ciao a tutta la famiglia Bonello, a Natale Chiara di Chiara, a Dragotto Nunziella, a Mario Muscarella, ciao Mario, Salvo Attardo, ciao Totò, grazie anche a te di esserci, a Luigi Sola, a Pasquale Messina, ciao Pasquale, ti abbraccio e ti saluto, ti voglio bene, a Mari, anche a te ti saluto, grazie, a Malik Abate, a Rita la greca, anche un abbraccio a Gattè, siete tantissimi ragazzi, Girolamo Bova, Francesco De Giudice, a Salvatore Vito, a Ciano Cicero, ad Agato Otto, non voglio dimenticare a nessuno, a Luigi Gioia, un abbraccio a Luigi, ciao Luigi, Giuseppe Critelli, a Jacques Rotorello, abbiamo già salutato, a Caterina Alfano, Giusy Rusotto, Giuseppe Scaglione, ciao Dio Scaglione, tu sei del mestiere, a Mary Jo. Comunque amici, vi è piaciuta la diretta, spero che la diretta vi sia piaciuta, così anche la ricetta,
La ricetta che sono andato a fare è il baccalà e seppiolina alla mediterranea. Sto aspettando che cominci a bollire, vediamo i risultati. Va. Non ti giro la cosa. Vediamo, vedete. Sta iniziando a bollire tutto. Vedete? Ok, amici, la diretta di stasera è finita. Il resto comunque potete aspettarlo dopo. A finitura di cottura andrò a pubblicare le foto del risultato finale. Vi saluto, vi abbraccio da Giacomino, pensaci tu. Un abbraccio a tutti voi, un abbraccio a tutta la mia amica e i miei amici. Ciao da Giacomo e Paola, che mi dà una mano sempre con le idee.